Allora, raga, innanzitutto buon inizio settimana a tutti. Lo so, siamo tutti nervosi, siamo arrabbiatissimi. Il vostro stato d'animo è il mio stato d'animo. Perché non ci aspettavamo una situazione così. Ci aspettavamo un campionato dove il Milan non sarebbe stato protagonista per vincere lo scudetto. Ma un inizio così non se l'aspettava nessuno, neanche il più pessimista si aspettava un inizio, nonostante tutte le problematiche che questo Milan ha e che andremo ad affrontare in questo video, perché voglio parlarvi delle problematiche e voglio parlarvi delle uniche due cose positive, una che potrebbe anche risolvere qualche problematica, ma prima vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un pollice in su. Vi ringrazio se lo fate e ringrazio tutti i nuovi iscritti. Vi invito 21:15 stasera in live, ci sarò io e i miei ospiti, 21:15 numerosi, perché parleremo proprio di tutte queste cose qua che abbiamo anche analizzato nel video e voglio sentire il vostro parere. Sapete, raga, solitamente quando arriva la sosta del campionato siamo tutti nervosi perché diciamo: ma no, dai, raga, appena iniziato il campionato già mi fate la sosta. Voglio vedermi il mio Milan, voglio vedermi la mia Inter, voglio vedere la mia Juventus, voglio vedere la mia Roma. Tutti i tifosi siamo lì, tutti così, abbiamo tutti lo stesso pensiero. Ecco, oggi il tifoso del Milan è contentissimo che è arrivato la sosta, perché dopo 3 partite non ne può già più. Cioè, noi tifosi non ne possiamo già più. Finalmente c'è la sosta, non vediamo il Milan, possiamo pensare ad altro, possiamo berci 150 birre in 14 giorni per dimenticare. Perché abbiamo una squadra di ferri da stiro, perché siete 11 ferri da stiro che corrono in campo senza dignità. Quindi c'è già passata la voglia dopo 3 settimane di Milan e la sosta è una boccata di ossigeno. E allora, comunque, quello che dico, tutto bene alla società? Va tutto bene? No, perché poi adesso andiamo a vedere i problemi. Però dico tutto bene? No, perché vedo che nessuno si è preso le sue responsabilità, neanche una dimissione, tutto a posto, dirigenti. Ibra, le vacanze, tutto bene? Proseguono bene? Ti stai divertendo? Bevuto il mojito? Un Negroni sbagliato? Un bel gin tonic? Te lo sei bevuto? Intanto che il Milan si trova in zona retrocessione, perché siamo in zona retrocessione. Milan-Venezia è uno spareggio per non retrocedere, grazie a voi, grazie alla vostra incompetenza, grazie alle vostre scelte scellerate. Voi e il vostro presidente, perché sicuro, certo, non è né il mio presidente né il presidente di tutti quelli che seguono questo canale. Non saremo in tanti, ma tutti questi che seguono questo canale non sono rappresentati da Gerry Cardinali. Però per voi tutto bene? Tutto bene, Fonzi? Fonzi, mi raccomando, ripigliati, ripigliati. Perché poi oggi non ti metto nei primi colpevoli. Perché primo è quello che sta su là. Però ripigliati, perché anche tu hai le tue colpe. Detto questo, andiamo a parlare se mi dà fastidio. Raga, se mi dà fastidio vedere il Milan in zona retrocessione, in compagnie a squadre di scatafascio, la colpa è anche di voi giocatori. Ma adesso andiamo a parlare. Prima problematica di questo Milan, la problematica più grossa è il presidente, Gerry Cardinale. È un problema per il Milan, perché un presidente che a parole dice alla squadra che vuole tornare a vincere in Italia e in Europa e vuole farlo non subito, ma non per una stagione, ma per tante stagioni. Lo stesso però presidente che dice che se vince sempre quella ci si annoia. Lo stesso presidente che ciò che dice per quanto riguarda le vittorie, la voglia di vincere, che odia perdere, poi non lo mostra sul calciomercato, quei pochi top che abbiamo lo vedono che non lo fai. Quindi, e così crei anche un ambiente tossico, perché noi realisti, noi che sappiamo che tu sei un qua qua qua, creiamo anche però un ambiente di nervosismo. Ma la colpa sei tu che sei un qua qua qua. E tu sei il primo problema.
Perché quando i giocatori sanno che hanno un presidente qua, 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 fanno i qua, 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 come fanno i nostri giocatori. Un presidente con i controtorroni, che hanno i testicoli d'acciaio, se sanno che c'è un problema di spogliatoio, e tu lo sai, tu lo sai, se sanno che c'è un Theo Hernandez che vuole un rinnovo e questo può servire per giocare all'interno dello spogliatoio, un presidente va assieme al suo dirigente, va da Teo, lo chiama e dice: tu sei un giocatore importante per il Milan. Sei quello che per molti tifosi doveva essere il capitano, il capitan futuro del nostro Milan. Oggi non lo pensiamo più, visto le cose che fai. Nonostante io amo calcisticamente Teo Hernandez, ma ti devi fare perdonare perché quello che hai fatto nella partita con la Lazio, col tuo amichetto, e se Fonseca ti ha messo in panchina, un motivo c'era, perché col Parma hai fatto schifo, schifo, hai fatto ruttare gli ippopotami. Quindi ha fatto bene a metterti in panchina, tu dovevi stare muto, quando sei entrato dovevi arare il campo, non fare il fenomeno col tuo amichetto lontano, e le tue scuse sono tutte balle. Quindi comunque un presidente lo chiama. Gli dice: cosa vuoi? Sei un giocatore importante, tra i più forti in Europa nel tuo ruolo. Vuoi 6,5? 7? Buono, questo è il rinnovo. Visto che abbiamo un montaggio basso, lo potremmo anche aumentare un pelo, no? Non credi, Gerry? Secondo punto, dirigenti. Dirigenti incompetenti, l'abbiamo sempre detto. Non puoi dare il lato sportivo a un Furlani, che è un professore nel lato economico, bravissimo, fortissimo, perché qua non è che si dicono cose a vanvola sul canale, cioè se ci sono delle cose positive da dire a una persona, la si dice. A livello economico Furlani è il migliore in tutto il campionato. A livello sportivo fai schifo, fai schifo, fai proprio schifo, tu a livello sportivo fai schifo. E infatti è un problema. Moncada, chi è Moncada? Cosa ha fatto nell'ambito calcistico Moncada? Nel settore giovanile, cosa ci sta portando Moncada? Qual è la Moncadata? Fatemi capire. Quel giocatore che prendi a 5-6 oggi vale 30-40. Fatemi capire cosa serve Moncada. Puoi andartene via. Grazie e arrivederci. Ibrahimovic, avete presente quando uno in terza superiore va a fare lo stage aiuto cuoco nei ristoranti? Va a fare lo stage perché? Perché deve imparare. Ecco. Noi l'abbiamo messo a fare le scenette. Questo pensa ancora di essere un giocatore. Di calciatori ha già dimostrato ampiamente di non capire niente. Parla vanvera, ha fatto tutta la storia di Gesù dal primo giorno al sesto, ha fatto anche il settimo, ha riposato, non è venuto alla partita, è andato in vacanza. Visto che facciamo i fenomeni, anche io da tifoso faccio il fenomeno. Sei diventato un problema, tu sei un problema. Lo stagista al Milan non può fare il direttore sportivo, ma deve fare lo stagista. E al Milan serve assolutamente risolvere questo problema. Chi lo può risolvere? Gerry Cardinale, cioè mandando via i dirigenti o comunque spostandoli e mettendo un direttore sportivo, un Sartori, un Sogliano, e dandogli carta bianca. Ibra, spostati, non sei capace. Devi imparare, poi magari un giorno sarai il migliore, il numero uno, ma oggi non sei capace. Terzo problema, l'allenatore. Allenatore è il terzo problema del Milan. Perché? Perché un allenatore non è da Milan. Semplice. Un allenatore da Milan può essere di due diverse categorie. Il top allenatore e il top allenatori c'erano e non li abbiamo scelti. Conte, Emery e altri, Tuchel, Pochettino, quelli che nella loro carriera qualcosa hanno alzato. Fonseca non lo è, Fonseca non l'è mai stato. Arriva, cerca di fare il suo e io lo rispetto, però stai facendo schifo e quindi c'è un problema. Chi lo dovrebbe risolvere il problema? I direttori sportivi, ma siccome sono incapaci, dovrebbe pensarci il presidente. Per farlo devi scucirti la moneta. Come fai a risolvere il problema allenatore? Non di certo prendendoti Pioli, perché mediocre, 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 vai avanti con la mediocrità. Quarto problema, fase difensiva.
un problema che ci portiamo indietro da un bel po', quello della fase difensiva. Non puoi prendere 6 gol in 3 partite, non lo puoi fare, perché il calcio, i campionati li vinci con una difesa arcigna, una difesa di ferro. Noi abbiamo una difesa colabrodo, fa schifo. Perché? Perché, come ha detto Pavlovic, abbiamo, per prendere meno gol abbiamo bisogno di tutti, ma tutti non tornano. Perché? Perché altro problema, non siamo squadra. Non siamo squadra, non ragioniamo di squadra, non abbiamo le ambizioni che ha una squadra. Perché? Altro problema, non c'è il senso di appartenenza. Questi ragazzi puntano che arriva il 10, che arriva a fine mese e prendono lo stipendio. Perché è così, non li vedi attaccati alla maglia. Tu vedi la differenza tra il Milan e l'Inter. Prendiamo l'Inter, una squadra che corre da squadra, che lotta da squadra, tutti ambiziosi, tutti che hanno voglia di vincere, tutti che lottano per vincere. Vedi il Milan, una cozzaglia di babbei, di muffloni, di scorregge, di morfetta, che sono un gruppo di scorreggiate di morfetta, che vanno in campo senza ambizione, senza mentalità, senza senso di appartenenza. Tutto questo perché? Perché hanno un presidente qua, perché hanno dei dirigenti che pensano al risultato economico prima del risultato sportivo. Società senza ambizione, calciatori senza ambizione, punto. Troppi stranieri. Cosa vi avevo detto? Per vincere, io ho visto che le squadre vincenti in Italia hanno una base solida di italiani. Perché? Appunto perché hanno più senso di appartenenza, mentre gli stranieri vengono come dei mercenari. Questa cosa, questa società non l'ha capita, non la capirà mai, e questo porta ad avere questi risultati che fanno scorrare. Scorrare. Questi sono i grossi problemi del Milan. Se ce ne sono altri, ditemelo sotto nei messaggi. Le cose positive, l'unica cosa positiva, Mr. Fonzi, è la fase offensiva, perché è figlia della fase offensiva dell'anno scorso, né più né meno. Palla a Rafaleo, pensaci tu come Gesù. Ed è quello, cioè, i gol sono arrivati, ne abbiamo fatti anche un bel po' in queste 3 giornate, che però ci hanno portato 2 punti, perché in fase difensiva quelle mezze cartucce, quei ferri da stiro non tornano. Perché? Perché non gliene frega niente del Milan. Seconda cosa, nota positiva, è la stabilità economica del Milan, che è una cosa negativa perché non me ne frega niente, e dovevamo fare i colpi da 90 per riuscire a corrergli dietro le altre squadre. Però di positivo c'è che puoi riparare se hai la stabilità economica, puoi riparare cambiando l'allenatore e andando a mettere un top che non è Allegri, perché Allegri è l'anticalcio. Ce ne sono di diversi, di bravi allenatori. C'è Maestro Sarri, c'è Tuchel, c'è Pochettino, c'è Zidane. Ce ne sono, ci sono gli allenatori. Se no andiamo a prenderci Allegri, va bene. Però poi vedremo un calcio letteralmente sboccante. Ma a questo punto cominciamo a non prendere gol, che almeno Allegri mi riporta nei primi 4 quest'anno. Questa è stabilità economica che ti porta a poter mandar via l'allenatore, prenderne uno bravo, un top, e poi a gennaio mandar via certi giocatori che non giocherebbero neanche nell'oratorio a Zanese, nel Don Bosco e nel San Gennaro Football Club, e andare a prendere almeno 1-2 top player. Raga, ditemi la vostra, sempre Forza Milan, iscrivetevi al canale.